Siamo in onda, quindi. Eccoci, benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Michele. Michele ha effettuato, quattro mesi e mezzo fa un impianto di protesi al pene. È arrivato con una storia, diciamo, molto travagliata di disfunzione erettile su base vascolare. È arrivato fino a 50 anni senza mai aver avuto rapporti sessuali. Abbiamo preso insieme questa decisione, aveva effettuato un intervento di corporoplastica, di raddrizzamento qualche anno fa a Milano con un altro, in un altro centro con un altro urologo, però il problema della disfunzione erettile era un problema serio, importante, l'abbiamo affrontato con l'impianto della protesi. Michele, a quattro mesi e mezzo, che dici, come stai? Iper felice, iper soddisfatto, iper contento, iper sessuale, iper. Iper, mi viene da dire iper, cioè non ho altro da dire. Il mio santo subito sta qua. Io non sarei manco proprio così credente, ma mo ci credo. E voglio dire, davvero non ho parole per ringraziarlo. Mi ha donato la vita. Non immaginavo cosa potesse essere essere uomini a tutti i livelli. Lo immaginavo e lo sognavo, ma ormai non lo speravo più. Quando sono venuto a conoscenza, e anche per puro caso, del professor Gabriele Antonini, però ho visto una luce, anche perché il professore riesce a infondere subito fiducia con la sua empatia, con la sua fortissima empatia, fortissima simpatia, personalità, e ti fa comprendere subito, praticamente anche facendoti vedere cosa ti impianterà, ti spiega subito e ti dice stai calmo perché adesso io te la risolvo questa cosa. E è stato di parola, parola piena. Io da quattro mesi e mezzo no, perché c'è stato un mesetto, dopo il primo mesetto, insomma, bisognava attendere diciamo il consolidarsi dell'intervento, ma da tre mesi e mezzo io mi sento uomo e lo urlo al mondo. Uomo! Uomo, no, davvero lo urlo al mondo e sto avendo tantissime esperienze sessuali complete. È incredibile come questi tre mesi e mezzo di vita, i più recenti tre mesi e mezzo della mia vita, siano pieni, felici, come mai lo sono stati quelli precedenti, perché anche con tutte delle soddisfazioni che nella vita ho avuto, quando non si è pienamente uomini, si ha una grande voglia di esserlo e ci si sente dentro di esserlo e non si può esprimere fisicamente di esserlo, è un disastro totale. Io adesso sono fuori da questo disastro da alcuni mesi. Michele, la sensibilità, il piacere, il godimento, l'orgasmo, la qualità del rapporto sessuale, com'è con la protesi? La qualità del rapporto sessuale è nettamente superiore a quella, tra virgolette, fisiologica. Dici, ma tu come fai a sapere se quella fisiologica non è mia? Lo so, perché a parte che le partner te lo fanno notare, partner che poi se, non si accorgono dell'impianto, tu se non glielo dici non se ne accorgo, tranne oddio qualche escort iper esperto che dice ma io ci sono capitato con qualcuno come te che mi ha detto una cosa, ma se no non si vede nulla. C'è la meraviglia, perché dopo l'eiaculazione se tu non lo butti giù quello rimane su e quella ci lavora, ci gode. La sensibilità è identica a quella pre-intervento, anzi secondo me è possibile fare di più. È aumentata se non la sensibilità, la capacità di vivere delle sensazioni, soprattutto ad esempio nel rapporto orale, quando la protratta erezione che possiamo coordinare, consente alla donna di raggiungere determinati punti sotto al grano. Insomma, non stiamo a fare un po' di questione sessuale, non è il caso, poi forse non assorbirebbe troppo tempo, insomma, la famo pure, insomma. Cioè, però riesci quindi ad avere sensazioni per un pene che subito scende, non può avere, manca il tempo, manca la possibilità di stimolare in modo protratto quei punti, non so, cioè, insomma, voi che ci state ascoltando, sicuramente se siete più esperti di me, io sono arrivato a 50 e poi diventerò il più esperto di voi nei prossimi 50 anni. Ma insomma, sì. Lo rifaresti? Sempre, però come ho detto, sempre, ma spero di non averne più bisogno di durare fino a 120 anni, perché 70 anni me li stramerito, grazie al professor Gabriele Antonini, 70 anni di rapporti sessuali, rapporti amorosi, per trovare la donna della mia vita, e se no pazienza, se non la trovo basta che si scopa per i prossimi 70 anni, perché me lo merito, grazie al professor Gabriele Antonini. Basta, se no ci vogliono due puntate. Okay. Con te. Va bene, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.